Buongiorno a tutti, mi rivolgo a tutti voi per richiamare tutti, soprattutto i più giovani, al senso di responsabilità ed al rispetto per se stessi e per la nostra città. Domani sera, come tutti sapete, anche a Sassuolo vivremo un momento molto emozionante. Il calcio è passione, è tifo ed amore per i colori e per la tradizione della propria squadra, che in questo caso è la nostra Italia. È dal 2006 che non viviamo momenti tanto carichi di passione e di speranza come lo è la finale di domani a Londra contro l'Inghilterra. Una finale sudata che ci siamo qualificati eliminando squadre che sulla carta erano ben più forti di noi, però con la nostra, con la caparbietà, la passione e soprattutto il bel gioco che ha saputo esprimere l'Italia, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati in finale. Mi rivolgo a tutti perché è l'occasione di un momento da vivere insieme, in compagnia dei propri cari e dei propri amici, non si trasformi in un pretesto per compiere assurdi vandalismi che non solo rovinano la nostra città e i negozi, ma che potrebbero addirittura rovinare la vita di chi, per un attimo di follia, mette a repentaglio l'incolumità e la sicurezza sua e degli altri. Le forze dell'ordine saranno in servizio domani sera, concentrate sui luoghi in cui ci saranno assembramenti di persone. Ricordatevi che gli assembramenti sono ancora vietati dalla normativa. Abbiamo migliorato con i contagi, però il virus non è sconfitto, il virus non è morto. È un virus che, come tutti sappiamo, uccide. Le varianti che stanno arrivando sono ancora più pericolose del virus iniziale, quindi cerchiamo di usare la nostra intelligenza per far sì da non creare assembramenti e quindi poterci anche contagiare. Adesso è estate, è bello tutto, si può un attimino e forzare la mano, però non approfittiamone perché sicuramente in autunno questo virus tornerà fuori più agguerrito di prima. Facciamo sì che la finale di domani sia solamente un momento da ricordare. Non trasformiamo la città in un campo di guerra e usiamo l'intelligenza. È giusto esultare in caso di vittoria, e io penso che vinceremo, e si può esultare anche con toni un po' più alti, però usiamo l'educazione, moderiamo le nostre iniziative e alla fine saremo tutti più contenti. Una sola cosa che si può dire adesso è forza, forza nazionale italiana che ce la farai. Buongiorno a tutti.